Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi a 4 giornate dalla fine del campionato dopo la sconfitta di ieri sera a Frosinone. La Salernitana è arrivato il verdetto che ormai si conosceva da tempo. La questione principale però ora più che mai è il futuro dei Granata. Retrocessione deve far rima con programmazione per il club di Danilo Iervolino. Il primo servizio di oggi è dedicato allo sport. A 4 giornate dalla fine del campionato, dopo la sconfitta di ieri a Frosinone, per la Salernitana è arrivato il verdetto che ormai si conosceva da tempo. Mancava la vidimazione dell'aritmetica ed ieri sera lo stirpe è arrivata anche quella. Il 3-0 con cui i Granata hanno salutato la massima serie è anche eccessivo nelle proporzioni perché il Frosinone ha sfruttato due squadre che le faranno compagnia in Serie B nella prossima stagione. La questione principale però ora più che mai è il futuro. Retrocessione deve far rima con programmazione per il club di Danilo Iervolino. Il presidente e proprietario Granata non ha ufficialmente sciolto le riserve, ma è segnalato attivo e vigile. Sta scrutando l'orizzonte dalla tolda del comando, ben sapendo che la tifoseria è delusa e demoralizzata ed attende segnali forti e chiari. La Salernitana ha un monte ingaggi pesante, dovrà cercare sistemazioni a tanti calciatori che non potranno restare e nemmeno vorranno restare in Serie B, ma anche all'interno della sua folta rosa elementi che possono portare in dote un po' di soldi. Nelle prossime settimane si dovrà mettere un punto alla querelle con DA, ma soprattutto bisognerà cominciare a dare forma e sostanza al nuovo progetto. Sembra probabile che avrà un ruolo nello stesso Stefano Colantuono, ma servirà anche un nuovo mercato in grado di fare ordine nei conti e nello spogliatoio e di allestire di conseguenza un gruppo in grado di affrontare, con i giusti presupposti tecnici e caratteriali, il difficilissimo campionato cadetto. Dopo il DS andrà individuato l'allenatore adatto. Dal tipo di scelte che verranno effettuate si capirà davvero se Iervolino avrà fatto tesoro dei tanti errori commessi quest'anno e si conosceranno anche le sue reali intenzioni. Più che le parole varranno i fatti. Poi è giusto e sacrosanto che ad un pubblico che ha sempre sostenuto la squadra sia data soddisfazione anche con le parole. Programmare per lasciarsi alle spalle una stagione orribile è l'unica via percorribile in attesa che poi chi di dovere faccia a sua volta chiarezza sulla questione stadio. E i turisti invece premiano la città di Salerno, collegamenti via mare per la costiera amalfitana presi d'assalto questa mattina, non solo crocieristi al Molo Manfredi dove è attraccata alla stazione marittima Main Ship 6 con tanti passeggeri a bordo, traghetti presi d'assalto da turisti e crocieristi con una lunga fila di passeggeri invece al porto turistico di Piazza della Concordia in attesa di imbarcarsi per la costiera amalfitana. Guardate queste immagini che testimoniano la situazione di questa mattina al Masuccio Salernitano. Una cartolina a 360 gradi della Salerno turistica, quella che in tanti hanno potuto scattare questa mattina, che attesta una panoramica ampia di turismo internazionale. Non solo crocieristi al Molo Manfredi di Salerno, dove è attraccata la stazione marittima, la Main Ship 6 della compagnia TUI Cruises, con tanti passeggeri a bordo che si sono incamminati prima della ripartenza stasera alla riscoperta delle bellezze di Salerno e della costiera. Traghetti presi d'assalto da turisti e crocieristi al Molo Masuccio Salernitano. Una lunga fila di passeggeri con tanti stranieri hanno affollato dalle prime ore di questa mattina il porto turistico di Piazza della Concordia in attesa di imbarcarsi per la costiera amalfitana. Tra prenotazioni e gruppi programmati, i numeri di viaggiatori sono andati oltre le previsioni. La tassa di sbarco di 1,50 € non ha assolutamente scoraggiato i passeggeri, anzi ben predisposti a pazientare un po' per raggiungere la meta prefissata nella prima giornata di sole di questi giorni che ha accompagnano verso il ponte del 1° maggio. Alle ore 11 di questa mattina già 2.000 persone imbarcate con in prevalenza destinazione Amalfi e Positano. Gente in fila alla biglietteria, gli imbarchi fatti slittare per forza maggiore per del tutto pieno a bordo dei traghetti della Travelmar. Dove è destinata? Where are you going? Ich spreche leider kein Italienisch, ich bin Deutsch. Amalfi, Positano? Ah, Amalfi? Positano e poi Amalfi.
Si aspettava questa mattina tutte queste persone? No, così tante no, veramente è una giornata bellissima oggi, piena di sole e sarà di sicuro bello. Aveva già programmato questa gita in costiera oppure è stata un'improvvisata? No, è stata programmata già da dopo Natale. Abbiamo visto Pompei e siamo andati anche a Paestum e poi tornando indietro, perché siamo marchigiani, e passeremo anche alla Reggia di Caserta. Ad Amalfi. La prima volta? Sì, prima volta in costiera. Da dove viene? Dalla Puglia, in provincia di Brindisi. Sta pernottando qui in città a Salerno e di passaggio? Sì, a Salerno, ieri siamo stati a Pompei, abbiamo fatto una visita agli scavi e oggi insomma ci spostiamo qui in costiera, vediamo un po' la situazione. Aspettavate questa mattina così tante persone, traghetti? Considerando il ponte, sì, c'era da aspettarselo. Anche noi abbiamo sfruttato il ponte, insomma, per venire, perché altrimenti sarebbe stato un po' complicato. Guardi, noi non siamo di qua, però penso che sia normale. Da dove venite? Noi siamo da provincia di Catania, in Sicilia, sì. La prima volta qui a Salerno? Sì. Prima volta anche in costiera? Sì. Che cosa vi aspettate? Dove siete destinati? Dove siete destinati? Positano. Da quanto tempo sta aspettando? Una buona mezz'oretta abbondante. Dove destino? Amalfi, con la prossima dell'11:20. Si aspettava tutte queste persone? Assolutamente no. Come mai secondo lei? Il sole, il bel tempo, o ci sono tante presenze in città? Anche le presenze, questo lungo ponte che hanno fatto adesso, del 25 comunque... Le 10:20, però l'abbiamo per le 11:20 il traghetto, un'ora di attesa. Ne vale la pena di aspettare? Sì, perché ci siamo andati con la macchina un mesetto fa e non abbiamo trovato parcheggio e ce ne siamo tornati indietro. La strada è tutta brutta e pericolosa, conviene con il traghetto. Qui si va a Positano ora e poi si spera di tornare indietro e fare anche Amalfi. È la prima volta che arriva qui in città e è destinata in costiera? No, non è la prima volta, che va bene. No, anche perché richiedono di venire 2 ore prima, essere puntuali, noi facciamo tutto e poi dobbiamo partire alle 10:40 e siamo ancora in attesa che arrivi la nave. Avevate la prenotazione? Abbiamo fatto il biglietto qui, speriamo in un rimborso, adesso chiederemo. Sì, stiamo aspettando. Da quanto tempo? Circa 30 minuti, da quanto tempo? Sì, 30 minuti che stiamo aspettando, ora ci imbarchiamo. Da dove venite? Viterbo. Prima volta a Salerno? Per me sì, la prima volta. Anche per la costiera amalfitana? Sì. Cosa vi aspettate? Avete già un itinerario in mente? Sicuramente del buon cibo, siamo stati fortunati per questa splendida giornata, quindi niente, ora vediamo. Una giornata di debutto della stagione turistica verso la costiera amalfitana per i collegamenti da Salerno con direzione Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano, che dal mese di giugno entrerà a pieno regime. Diciamo che ce l'aspettavamo, non così purtroppo. Noi cerchiamo di accogliere più di quello che possiamo accogliere, però purtroppo le persone sono tante, tantissime, e non possiamo accontentarle tutte, nel senso che non possiamo rispettare l'orario in cui vengono per fare i biglietti, ma devono aspettare casomai le corse successive, perché le barche purtroppo stanno partendo a stazza, nel senso sono piene, complete. Che numeri abbiamo a bordo e quante corse sono previste nella giornata di oggi? E dipende dal traghetto, diciamo da un traghetto minimo di 306 posti a un massimo di 550 posti. Destinazione di oggi? Sono Amalfi, Positano, che sono le più richieste, e poi ci sta Vietri, Cetara, Maiori e Minori, che non sono di meno. Ci sono tante persone in fila qui già da diverso tempo per poter partire, ora sono le 11, abbiamo già raggiunto oltre 2000 biglietti staccati. Sì, ma tenendo presente siamo qui dalle 7:30, anzi dalle 7, non con questa fila qua, però dalle 7, perché ci sono due partenze per Capri, una alle 7:30 e un'altra alle 8, e poi inizia 8:40 con Amalfi e Positano. Ma è da stamattina che è così, ma questi ponti di 25 aprile e 1 maggio è sempre stato così. Una partenza col botto, possiamo dire? Sì, i numeri di aprile sono impressionanti. C'è la possibilità di poter integrare ulteriori corse oppure i numeri stabiliti sono questi, considerando insomma la richiesta che c'è oggi ma che ci potrebbe essere anche domani, ovviamente con il ponte del 1 maggio? Allora, diciamo che già dal prossimo mese ci sarà qualche corsa in più, ma noi poi in piena estate ci saranno corsi, anche i serali ci saranno corsi in più, saranno incrementati, sì.
Il sindaco di Salerno raccoglie le sollecitazioni avanzate dal consigliere comunale di Salerno Rino Avella in merito alla necessità di adottare ulteriori provvedimenti nella gestione dei cani. Attenzione alla sicurezza, all'igiene urbana, all'individuazione di nuovi spazi dedicati proprio all'amico fedele dell'uomo. Sentiamo. Ringrazio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per aver accolto, condiviso e rilanciato con la forza propria del primo cittadino e del ruolo che ricopre la posizione sulla necessità dell'adozione di provvedimenti non più procrastinabili nella gestione dei cani da parte dei padroni. È quanto afferma il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella, che proprio nei giorni scorsi aveva espresso una sua posizione in una lettera inviata al sindaco Napoli in merito alla necessità di adottare un'ordinanza ed ulteriori provvedimenti per prevenire, limitare e punire i padroni dei cani per eventuali trasgressioni, dalla sicurezza all'igiene urbana, passando per l'individuazione di nuovi e più consoni spazi dedicati. La missiva intendeva essere stimolo costruttivo nell'azione di governo della città di Salerno, dove le stime attestano la presenza di circa 20.000 cani microchippati sul territorio comunale, animali da compagnia che svolgono un ruolo di assoluto valore per i singoli e le famiglie che li accolgono e se ne prendono cura, restituendo l'affetto ricevuto. Sicuramente il sindaco prende atto che ha fatto una dichiarazione in tal senso che nei parchi giustamente i nostri amici a quattro zampe devono essere accompagnati dai loro padroni con un guinzaglio, con una museruola per la sicurezza soprattutto della gente che frequenta i parchi, e soprattutto abbiamo anche sollecitato al sindaco di un'ordinanza che serve anche per il decoro alla città, perché molte deizioni canine purtroppo si insistono sui marciapiedi e come ha fatto il comune di Nocera ha disposto un'ordinanza affinché i padroni possano avere anche una bottiglietta per disinfettare eventualmente qualche deizione che crea problemi di decoro. Gli ultimi fatti di cronaca purtroppo impongono una riflessione, c'è la necessità di rispettare delle regole per il rispetto altrui ma soprattutto per la sicurezza di tutti. Sì, infatti mi dispiace di quest'ultimo episodio grave, grave, gravissimo, però le ordinanze ci sono, bisogna farle rispettare, ma soprattutto deve essere la buona volontà da parte dei cittadini a seguire le regole. E voltiamo pagina a testimoniare il valore dell'etica di una professione che vive la continua evoluzione della scienza e del rapporto fiduciario col paziente. L'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Salerno questa mattina con una cerimonia ha premiato i medici che hanno raggiunto i 40, 50 e 60 anni dall'anno della laurea. Sentiamo. È un riconoscimento che esprime e rappresenta gratitudine a chi per tanti anni con immutata passione ha esercitato la propria professione in un contesto sociale, umano ed economico sempre più difficile e complesso. Così il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo, ha commentato l'iniziativa di oggi che con una cerimonia che si è svolta presso il San Joseph Resort a margine dell'approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024 ha visto la consegna della pergamena e del logo artigianale in oro a coloro che hanno raggiunto i 40, 50 e 60 anni dalla laurea nell'anno 2024. Una cerimonia che vuole testimoniare il valore dell'etica di una professione che vive la continua evoluzione della scienza e del rapporto fiduciario col paziente. Per i 40 anni dalla laurea hanno ottenuto il riconoscimento 255 medici ed odontoiatri, per i 50 75 professionisti, per i 60 anni sono stati premiati in 12. La seconda parte forse è sicuramente la più bella, quella che ha un significato maggiore. Quello che finalmente porta a un riconoscimento di un percorso professionale che oggi come oggi non è più come quello di ieri, è sicuramente più duro, è sicuramente più difficile, no? Ma non tanto nell'esercizio professionale quanto per le problematiche amministrative e giuridiche che sono connesse all'esercizio di questa professione. Rimane il fatto che secondo me è una delle professioni più belle che ci siano, perché è ricca di un rapporto umano con il paziente, che è quella che io penso che sia la cosa fondamentale che dà alla medicina quella
ricchezza di valore che probabilmente ha conservato nei secoli. Quanto è cambiata secondo lei la professione del medico? Oggi si parla di intelligenza artificiale, c'è una tecnologia molto alta nella diagnostica, ma spesso ciò che è importante è la diagnosi del medico. Sì, non è cambiato, cioè cambiano gli strumenti, cambiano gli approcci, cambiano le tecniche, cambiano gli strumenti scientifici per arrivare ad una diagnosi, ma quello che è importante, occorre la partecipazione fondamentale della figura umana. Queste sono macchine che si aggiungono ad altre macchine, ma non è che sia cambiato il mondo. È chiaro che colui il quale si vuole affidare ciecamente alla macchina ovviamente pensa che questo sia il percorso più semplice, ma in realtà è il percorso che può portare più facilmente fuori strada. Basta vedere quello che è successo con il perdurare della, diciamo, perseveranza nel cercare l'automatismo del movimento di un'automobile in assenza di una guida umana. Ci sono stati dei morti, tant'è vero che è stata sospesa un po' questa progettualità. La compartecipazione dell'uomo è fondamentale. L'uomo c'ha qualcosa in più, cioè il medico ha qualcosa in più, ha quel bagaglio di esperienza che è diverso dall'uno all'altro e che lo porta ad esercitare quando lavora nel suo settore, cioè nella sua disciplina, ad avere quelle informazioni che neanche la macchina più potente può avere. L'incontro di oggi è stata occasione anche per parlare dello stop al numero chiuso per i test di medicina. Il test per medicina però non scompare, piuttosto slitta di 6 mesi, non è una vera e propria abolizione. A chiarirlo questa mattina ai nostri microfoni è stato il dottore Mario Passaro, segretario del Segretariato Italiano Giovani Medici di Salerno, che ha preso parte alla cerimonia di consegna degli attestati ai medici nel corso della cerimonia dell'Ordine dei Medici di Salerno. Sentiamo. Ma in realtà è una situazione piuttosto complessa da dover analizzare con molta attenzione, specialmente noi che comunque negli ultimi anni siamo stati coloro che sono stati impegnati sia appunto nel test di medicina che poi anche nel test di specializzazione. Andandola a vedere, è una situazione in cui comunque dopo 6 mesi ci saranno degli esami da superare, e quindi poi sarà quella la cosa che fa la differenza in questo percorso, che da una parte può essere anche giusto, perché così nei primi mesi si capirà qual è l'inclinazione degli studenti che inizieranno, dall'altra comunque ci sarà una prova e dunque è un punto di vista un pochino da rivedere e da ovviamente sperimentare, perché sarebbe la prima volta dopo più di 20 anni. Ovviamente il numero di studenti dovrebbe essere commisurato al fabbisogno del territorio, ma purtroppo ciò comunque non avverrà. Assolutamente sì, la prima cosa comunque sono le strutture anche ospedaliere e universitarie, perché purtroppo non sono state pensate per anche migliaia di studenti, ma bensì per quel centinaio che però ha la possibilità di fare il suo percorso nel migliore dei modi, così come l'Università di Salerno, sempre in collaborazione con l'Ordine e con tutte quante le istituzioni salernitane, ha cercato di dare a tutti quanti gli studenti che sono formati qua. È normale, con numeri più alti questo diventa un po' più complesso, per il territorio può essere una risorsa, ma questo va sempre visto poi in base a quello che sarà poi il percorso specialistico. Da quando Salerno ha la facoltà di medicina sembra ormai un indirizzo che spesso viene scelto un po' per ambizione lavorativa piuttosto che per vocazione. Sì, assolutamente sì, negli ultimi anni anche appunto la carenza di medici ha fatto sì che moltissimi pensassero di fare questo tipo di percorso, ma è chiaro che deve essere un percorso fatto con passione, vocazione, con lo spirito di sacrificio, perché poi la vita che ci sarà nel post laurea, fin da quando siamo dei giovani medici, è molto complessa e dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Assolutamente sì, ogni volta ci teniamo ad esserci anche con una bella rappresentanza da parte dei giovani medici, perché questi sono dei colleghi che hanno fatto un po' la storia della medicina salernitana, quindi degli esempi da seguire per cercare poi di arrivare anche noi a risultati così importanti e fare il nostro meglio durante questo lungo percorso.
E ci occupiamo ora di pulizia delle spiagge del litorale salernitano. Siamo in ritardo, l'attacco arriva dal consigliere comunale di Salerno Donato Pessolano. Siamo ormai alle soglie del mese di maggio e le spiagge pubbliche della città di Salerno versano ancora in condizioni indecenti. Così scrive in una nota il capogruppo di Oltre Pessolano. Da Santa Teresa alla foce dell'Irno, da Torrione a Mercatello, da Torre Angellara al confine con Ponte Cagnano. Tutti gli arenili cittadini sono da anni vittime di disattenzione e di incuria da parte dell'amministrazione comunale. Non si possono soltanto attribuire le responsabilità ai cafoni di turno. Da un lato è vero che una minoranza degli utenti delle spiagge mostra di non avere rispetto dei luoghi dal valore paesaggistico ed ambientale inestimabile, ma dall'altro c'è da aggiungere che il comune è completamente disinteressato. Laddove l'amministrazione è assente, per fortuna ad agire ci sono i cittadini, scrive il consigliere comunale Pessolano. Come un plauso va rivolto all'associazione Plastic Free e alle tante organizzazioni di volontariato che nelle ultime settimane con i loro interventi sulla fascia costiera hanno rimosso grandi quantità di rifiuti di ogni sorta, da buona parte trasportati dal mare nel corso della stagione invernale. Il comune, continua Pessolano, quando siamo ormai giunti alle porte della stagione estiva, ha il dovere di occuparsi concretamente della pulizia delle spiagge. Ben venga, nel caso in cui non ci siano le risorse umane, di portare avanti interventi di questo tipo, anche una collaborazione ben strutturata con le associazioni, purché il nostro arenile torni ad avere con costanza le cure e il rispetto che merita. Ed ora, come di consueto, è il momento di dare spazio alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Facendo, ma non farsi illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi con un unico spettacolo e alle ore 17 è in programma il film di animazione Luca. Alle 19.30 e alle 20. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco, dopo la pubblicità, torneremo a parlare di sport, della gara di ieri della Salernitana con il Frosinone, ma è il momento di dare spazio anche alle previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli, vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, equilibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D, vasta scelta di cerchi in lega, esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone, Firestone, Sieberling, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici. Il passato, il presente, il futuro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo, fornite da 3D Meteo. E Stefano Colantuono a fine partita non ha nascosto il suo disappunto per la sconfitta e per le proporzioni con cui è maturata. Il tecnico granata ora guarda al futuro e si mette a disposizione del club. Si era detto che, insomma, non importa quando arriverà questo verdetto che ormai era nell'aria. La sensazione è che questa squadra non veda l'ora che arrivi il triplice fischio finale ogni qualvolta si scende in campo. Adesso, insomma, al di là di questo verdetto, in alcuni uomini. No, perché stasera non mi è sembrato, insomma, sembrava che abbiamo fatto quello che, al di là del 3-0, quello che dovevamo fare. Anzi, secondo me, un po' il risultato ci penalizza un po' troppo, anche alla luce delle occasioni create, specialmente nel secondo tempo, che sono state tre buone. Poi non so, c'è qualche episodio che forse andrebbe rivisto, però insomma, sta parlando con 3-0 di episodi, mi sembra anche riduttivo. Però la partita stasera, a mio avviso, l'hanno fatta, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. È che il rigore dopo 10 minuti è come al solito, sai, è una costante un po' di questa squadra, prendere gol nei primi minuti ti scombina un po' tutti quanti i piani, sei a rincorrere, poi il secondo gol, c'è Pirozzi a terra, perdiamo un giocatore dietro.
sono nate un po' particolari, dai, che nascono male e poi finiscono così. Però tutto sommato a me la prestazione stasera non è dispiaciuta, anzi, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Poi tu dici, mazza, hai perso 3-0, io tolgo il 3-0, la squadra ha fatto quello che doveva fare, ha palleggiato, ha costruito, ha creato occasioni, ha messo il Frosinone dentro la metà campo, il Frosinone è andato di ripartenza nel secondo tempo. È arrivata insomma quello che era questione di ore, insomma, non è che stavamo a fare voli pindarici, cioè, ci mancherebbe, si cercava solo di chiudere con dignità. Peccato, perché stasera mi aspettavo, alla luce della prestazione, mi aspettavo sicuramente un risultato diverso e meritavamo magari un risultato diverso. Così non è stato, niente, si ricomincia per preparare la partita con l'Atalanta e la società ora farà le sue giuste considerazioni, perché comunque, che credo stia già facendo. Mi dispiace un po' come al solito, per la gente, per i tifosi, per la piazza, che lo dicevo anche prima, non sono stati sentiti, la piazza non è retrocessa, anzi la piazza ha fatto un campionato da... i tifosi da alta classifica, da zona Europa, diciamo. Noi siamo andati così, la società è una società importante, c'ha un management importante, c'ha un presidente ottimo, c'ha dei buoni dirigenti, può programmare e ripartire per il futuro, insomma, con buone chance. Non è una tragedia, capita. È capitato a club blasonatissimi di retrocedere, sono annate storte. La società può ripartire, rimboccarsi le maniche e fare un'annata importante per cercare di riconquistarsi questa categoria, perché la Salernitana è una piazza da Serie A, questo è indiscusso. Poi magari l'anno prossimo giocheremo in Serie B, ma Salerno è una piazza di Serie A. E ci occupiamo ora di basket. In Serie A1 la Givova Scafati è attesa dall'ultima gara interna della stagione contro Sassari. La squadra di coach Boniccioli andrà a caccia del successo per congedarsi nel modo migliore dai suoi tifosi. E con quest'ultima notizia di sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.